Si preannuncia una grande sfida dalle grandi emozioni per cuori forti, la commenterò con Stefano Nava. Un saluto anche da parte mia e buona partita a tutti. C'è grande attesa per conoscere chi vincerà oggi tra Milan e Torino. Vedremo quello che saprà dare intanto il nuovo arrivo, riflettori puntati su di lui, fondamentale per dare maggiore sicurezza a tutto il reparto difensivo. Che ne pensi, Stefano? Era quello che aveva chiesto il tecnico per rinforzare una difesa che evidentemente non gli dava sufficienti garanzie. Credo che abbiano preso un buon giocatore per quel ruolo. La parola ora passa al campo. Pensa Stefano che della stagione 94-95 la Juve traslocò a San Siro per le ultime due partite di Coppa UEFA per sfruttare la maggiore capienza di quell'impianto. Fu in occasione della semifinale d'andata contro il Borussia Dortmund e della finale di ritorno contro il Parma. Ecco l'11 titolare del Milan. Si schierano con Roma a centrocampo 4-4-2, ma di fatto con un trequartista. Un assetto che sacrifica un po' il gioco in mezzo al campo, con due soli centrocampisti di ruolo, che dovrebbe garantire, almeno sulla carta, maggiore protezione alla difesa e sostegno in attacco. Ecco la formazione di partenza del Toro. 4-3-3 è il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Bonaventura. Biglia. Luis Gustavo. Occhio all'avanzata del Milan. Ha spazio per tirare. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Tocco orizzontale. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Recupera il pallone con un intervento facile. Ljajić. Occhio, cerca l'area di rigore. Ecco il tiro. C'entra in pieno il difensore. La toccata per ultima del difensore e dunque calcio d'angolo. Palla vagante adesso. Interrompono bene l'azione. Si avvicina all'area. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Vediamo tutta la sua disperazione qui. Mamma mia, che occasione questa, Pier. C'è il tocco sulla fascia. Zappacosta. Palla larga. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Palla schizza via dopo il contrasto. Match che potrebbe risultare più equilibrato del previsto, quello del Milan contro un avversario di ottimo livello. Questo è pronostico sulla carta. Vedremo se sarà o meno confermato. Decisivo l'intervento. Palla che finisce in calcio d'angolo.
Questa è intanto l'azione precedente, riproposta da altra angolazione. C'è un buon anticipo. Belotti. Occhio al suo movimento. Sventa qui la minaccia. Zappacosta. Ci sono metri a disposizione. Conti. Grande apertura per il compagno. Buon movimento di squadra. Cercano il buco nella difesa avversaria. Ci sarà la rimessa dal fondo. È arrivata l'ufficialità. Mats Hummels ha completato il passaggio al Bayern Monaco dal Borussia Dortmund. Cercavano un giocatore con le sue caratteristiche e hanno deciso di puntare su di lui, riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto. Luis Gustavo. Buonaventura. Guadagna metri verso l'area. Ottimo pallone filtrante. Cercano di aprire la difesa avversaria. E possono ripartire. Conti. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Finisce 0-0 il primo tempo. E le squadre vanno dunque negli spogliatoi con il risultato di parità. E tutto si giocherà nella ripresa, Pier. Sostituzione in arrivo. Il Milan può battere dunque il calcio d'inizio di questa seconda frazione. Biglia. Occhio all'avanzata del Milan. Lo ferma ma non controlla. Luis Gustavo. Zappacosta. La dà indietro al compagno. Ljajic. Varagna metri. Barreca. Fanno girare il pallone molto bene. Restituisce bene il pallone. Sarà rinvio dal fondo. La prossima gara casalinga di questa squadra che è valida per il campionato di anni. Biglia. Cercano spazi. Ha spazio, prova. Occasione d'oro per portarsi in vantaggio. Palla fuori di nulla. Aveva fatto tutto bene tranne la conclusione. Occhio, cerca l'area di rigore. Vaselli, grande intervento del portiere. Maxi Lopez, grande il riflesso del portiere su questo colpo di testa. Ha evitato un gol sicuro. Palla schizza via dopo il contrasto. Pallone recuperato dal Milan. Si avvicina all'area. Manovra interrotta dagli avversari. Maxi Lopez.
continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Benassi, l'istinto del portiere. È il tocco di testa. Benassi perde palla. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. Nessun problema sul cross. C'è stata la deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. Stefano, hai un giudizio sulla prossima gara del Torino? Affronterà il Bologna nel prossimo incontro di A. Di fatto li vedo favoriti, dovrebbero riuscire a spuntarla senza grosse difficoltà. Respinge il pallone di pugno. Tiro respinto. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Iago Falchè. Palla nuovamente in possesso. Ci sono metri a disposizione. E c'è il tiro. Ottimo intervento del portiere. Arrivano le torri per cercare di sfruttare questo cross sul calcio d'angolo. Hart spazza con i pugni. Palla in out, ci sarà la rimessa laterale per i rossoneri. Punta l'area. Ottimo passaggio. Ha il pallone del possibile vantaggio. Ci sarà calcio d'angolo per il Milan. Musacchio. Hanno sprecato una buona opportunità. Si rimane dunque in parità. Cercano il buco nella difesa avversaria. Qui vediamo con l'aiuto della grafica i dati sul possesso palla. Partita sostanzialmente equilibrata. Nessuna delle due squadre ha saputo imporre il proprio gioco fin qui, il proprio ritmo. Baragna metri. E il portiere recupera il pallone. Ancora 5 minuti da giocare. Kučka. Baragna metri verso l'area. E possono ripartire. Occhio a questa punizione. Arbitro che si limita all'ammonizione qui per il rossonero, dunque giallo per il giocatore del Milan. Vero, ha rischiato di lasciare la sua squadra in inferiorità numerica. Pubblico di casa felice dell'entità del recupero, che non è male. 4 minuti. I tifosi di casa non si accontentano del pareggio, vogliono vincerla. Minuti di recupero che si preannunciano infuocati. Pallone spettacolare, che apertura. Baselli. E la partita si chiude dunque sullo 0-0. Un pareggio giusto, mi sembra, fra queste due squadre. Sono d'accordo con te.
Un saluto da Pierluigi Pardo e benvenuti a questo match con me, come sempre, Stefano Nava, a cui cedo subito la parola. Grazie Pier, non vedo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio. Speriamo di assistere a un incontro emozionante, ricco di gol e spettacolo, come purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. È tutto pronto per le emozioni della sfida tra Napoli e Milan. Nella seconda giornata di campionato spicca la sfida tra queste due storiche rivali. Nessuno immaginava che potesse cadere così presto, ma invece il Milan, squadra che vuole tornare al successo, nell'ultima gara è arrivato un pareggio interno contro il Torino. Non è stata la loro prestazione migliore, come testimonia il risultato di 0-0, ma un punto è pur sempre meglio di niente. Prevedo un altro pareggio. Vediamo la formazione iniziale del Napoli, eccola. 4-3-3 è il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Ecco l'11 titolare del Milan. Giocano con il rifinitore dietro le punte, con un centrocampista a vertice basso. 4-4-2 con rombo, ti piace Stefano? L'allenatore l'avrà studiata sicuramente a tavolino, analizzando quelle che sono le forze in campo oggi. Dobbiamo fidarci di Udo. Conti! Splendida parata in tuffo del portiere. Vedremo quello che saprà dare intanto il nuovo arrivo, riflettori puntati su di lui, fondamentale per dare maggiore sicurezza a tutto il reparto difensivo. Che ne pensi Stefano? Era quello che aveva chiesto il tecnico per rinforzare una difesa che evidentemente non gli dava sufficienti garanzie. Credo che abbiano preso un buon giocatore per quel ruolo. La parola ora passa al campo. Perde palla. Manovra interrotta dagli avversari. Mertens. Contrasto pulito, pallone in out.
Occhio al suo movimento. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. La manovra interrotta senza problemi. Kučka. Cerca la sovrapposizione. Bonaventura prova ad aprire verso il compagno. Ottima chiusura difensiva. Amsek. Callejon. Attacca il giocatore del Napoli. Ottimo intervento del difensore. Passaggio intercettato. Jorginho! Tiro murato. La toccata per ultima del difensore e dunque calcio d'angolo. Con i punti. Sarà calcio di punizione per il Milan. Jorginho. Varagna metri. Palla vagante. Match che potrebbe risultare più equilibrato del previsto, quello del Milan contro un avversario di ottimo livello. Questo è il pronostico sulla carta, vedremo se sarà o meno confermato. C'è la prateria per andare. Milik. Pallone che è terminato di poco sul fondo, su questa bella iniziativa dell'attaccante. Si è rinvolato verso la porta, palla al piede. Ha mancato il bersaglio per una questione di centimetri. C'è spazio per andare. Mertens. Bravi qui a bloccare tutto. Cercano di aprire la difesa avversaria. Prova in porta. Palla che termina lontanissima dalla porta, difesa dal portiere. Belotti. Occhio all'avanzata del Milan. Buona la chiusura. Palla in out, ci sarà la rimessa laterale per i rossoneri. Kučka. Buon possesso palla, cercando spazi. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. Si ripartirà da una rimessa del portiere. Mancava solo l'ufficialità da parte dell'Inter per quello che può essere davvero definito un grande colpo di mercato. Finalmente è arrivata. Era quello che stavano cercando e sono riusciti a prenderlo. Un acquisto mirato. Belotti. Buon possesso palla, caccia di spazio. Bonaventura. È un gol pesante, sono a più uno sugli avversari. Ha lasciato partire una cannonata, che meraviglia. Ha spedito il pallone in fondo alla rete accanto al palo sulla destra. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Jorginho. C'è il lancio sulla fascia. Palla intercettata bene in posizione interessante. Occhio al suo movimento. Ha spazio, prova. Tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Bella l'immagine che ci propone la regia, il replay del gol che ha consentito di trovare il vantaggio. Ha segnato un gran gol, fantastico, tiro violento e angolato, di prima intenzione. Amsek, tocco di ritorno. Spezzato bene qui il gioco avversario, hanno recuperato palla nella zona mediana del campo. Azione interrotta.
quarto uomo esibisce la lavagna, 3 minuti di recupero. Gulam, Mertens, sventa qui la minaccia, provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Palla in out, corner per il Milan. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi, 1-0 alla fine della prima frazione. Abbiamo assistito a un primo tempo equilibrato, giocato bene da entrambe le squadre. Non c'è stata una vera e propria supremazia territoriale da parte... Si riparte con Napoli che manovra il primo pallone. Si ripartirà dunque con il calcio di punizione contro il Milan. EA Sports vi offre la prossima gara in trasferta di questa formazione impegnata nel campionato di A. Diawara. Guadagna metri. Ha perso il pallone. L'arbitro lascia giocare, dà il vantaggio al Napoli. Mantengono il possesso del pallone con una buona serie di passaggi. Kayekon! Deve aver preso una brutta botta, l'arbitro ferma il gioco per verificare le sue condizioni. Ah, mi auguro si tratti solo di una forte contusione. L'infortunio costringe il tecnico alla sostituzione. Gioco che riprende dopo l'interruzione con l'arbitro che scodella il pallone. Beh, immagino che la restituiranno alla squadra avversaria adesso. Apre di testa. Kučka. Occhio all'avanzata del Milan. C'è un buon anticipo. Ci sarà rimessa laterale per il Milan da buona posizione. Buonaventura. Parte il traversone. Belotti! Attenzione! Rete! Splendida rete! Un altro gol che consente di allargare la distanza fra le due squadre. Grande caparbietà, hanno voluto davvero questo gol con tutte le loro forze. Grande fiuto del gol per l'attaccante, che è stato bravo ad avventarsi per primo sul pallone, respinto dal portiere e a farlo secco. Hanno incrementato il vantaggio portandosi sul 2-0. Squadra ospite che sembra pronta a cambiare qualcosa. Credo che sia arrivato il momento giusto, c'è bisogno di forze fresche. Ci sono metri a disposizione. Prova ad andare con più precisione, qui potevano chiudere la partita. Palla in out, ci sarà la rimessa laterale per i rossoneri. Splendida la giocata. Milik. Punta l'area. Può segnare e rimettere tutto in discussione. Cercano spazi.
Jorginho! Attenzione, ecco il gol! E con questo gol dimostrano di essere più che mai in partita. Che carattere, che squadra! Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Luis Gustavo. Buon possesso palla, caccia di spazio. Hanno spezzato bene la trama qui. Ottima lettura difensiva. Palla recuperata dagli avversari. Con l'aiuto della grafica potete vedere il dato relativo al possesso palla. Nessuna delle due squadre ha avuto la supremazia territoriale oggi. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Pavoletti. Passaggio che non era certo tra i più precisi, questo ha agevolato il suo intervento. Occhio al suo movimento. Niente da fare, buon intervento difensivo. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Occhio, cerca l'area di rigore. Adesso attacca la testa bassa nel tentativo di recuperare il punteggio con gli attaccanti pronti a sfruttare i cross. A spazio, prova. Tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Un solo gol da recuperare per la squadra di casa, anche se il tempo non è dalla loro parte. Manca davvero poco. Sarà calcio di punizione per il Milan. Sono avanti 2-1, manca poco alla fine, un risultato che potrebbe dar morale, credo, Stefano, in vista della prossima gara. Il prossimo impegno del Milan sarà contro l'Udinese. Non sempre nel calcio vince chi gioca meglio, finora però il risultato sta premiando la squadra che ci ha creduto di più. Questo risultato dà loro morale in vista della sfida seguente. Palla verso il compagno. Ancora 5 minuti da giocare. Palla vagante adesso. Si avvicina all'area. Palla in area. Cross che viene ben intercettato. Diawara. Ottima chiusura difensiva, situazione che era complicata. Altri 4 minuti di speranza per i padroni di casa. Il pubblico di casa accoglie favorevolmente l'entità del... Tonelli! Grande intervento del portiere. Sale addirittura il portiere per sfruttare questo corner. Eccolo, il fischio finale, vittoria per il Milan.